Doveva essere la conferenza stampa il giorno dopo la sua rielezione. È stata invece una grande festa in una sala consiliare gremita in onore di Carlo Masci, rieletto alla guida della città per la prossima mini legislatura di 3 anni in vista della nuova Pescara dal 1 gennaio 2027. Presenti tutti in sala, simpatizzanti, semplici cittadini e neoeletti, i confermati e anche i neoconsiglieri. C'era il più votato di tutti, Cristian Orta di Fratelli d'Italia, e la donna più votata, Valeria Toppetti per Forza Italia, ma anche tutti i consiglieri di maggioranza riconfermati. 8 per Fratelli d'Italia: Cristian Orta, Alfredo Cremonese, Gianni Santilli, Roberto Carota, Massimo Pastore, Zaira Zamparelli, Loris Mazzioli, Giuseppina D'Angelo. 7 per Forza Italia: Massimiliano Pignoli, Marcello Antonelli, Maria Rita Carota, Valeria Toppetti, Eugenio Seccia, Claudio Croce e Roberto Renzetti. 2 della Lega: Adelchi Sulpizio e Maria Luigia Montopolino. 2 di Pescara Futura: Luigi Alboremascia e Adamo Scurti. Ed 1 per la lista Masci Sindaco: Stefano Aquilio. A completare l'assise civica i 13 consiglieri di opposizione. Oltre a Carlo Costantini e Domenico Pettinari, 5 consiglieri del Partito Democratico: Piero Giampietro, Giovanni Di Jacopo, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Michela Di Stefano. 1 per la lista Carlo Costantini, sindaco, Donato Di Matteo. 1 per il Movimento 5 Stelle, Paolo Sola. 1 per Alleanza Verdi Sinistra, Radici in Comune, Simona Barba. E 2 per la lista Pettinari, sindaco, Massimiliano Di Pillo e Stefania D'Amico. Tornando alla conferenza stampa di questa mattina, ad accogliere il sindaco rieletto, il presidente della regione Marco Marsiglio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il coordinatore regionale di Forza Italia, l'onorevole Nazario Pagano. In sala anche il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Stefano Cardelli, assenti invece esponenti della Lega, a parte i due eletti, Sulpizio e Montopolino. Marsiglio ha voluto sottolineare come gli elettori abbiano voluto premiare un sindaco che si è contraddistinto per la sua operosità. Andremo avanti nei nostri programmi. È stata sconfitta soprattutto a Pescara la cultura del no, no a tutto, no a qualunque cosa. La città ha scelto di dire sì e quindi noi andremo avanti con i progetti che insieme al sindaco abbiamo già messo in cantiere, molti già sono opere in corso, altri presto apriranno. Io non vedo l'ora con il sindaco di inaugurare presto la filovia sulla strada parco, i lavori per l'area di Risulta e per la sede unica della regione, così tante altre cose che abbiamo messo in cantiere in questi anni e che andranno avanti grazie al consenso dei cittadini che hanno creduto in questa amministrazione e scommesso sulla continuità, sul buon governo che il sindaco ha saputo portare avanti in questi anni. Con due visioni di città che si sono confrontate, ha vinto la nostra visione, la visione del fiare, la visione di proiettare Pescara in una dimensione internazionale con tante opere pubbliche, con la grande attenzione ai quartieri periferici, alle persone che soffrono e che hanno sofferto, perché noi a Pescara non abbiamo mai dimenticato nessuno. Siamo stati la città delle grandi opere, ma anche la città delle grandi attenzioni al sociale, l'aiuto ai più deboli, perché una città forte si riconosce anche per questo, si riconosce perché non lascia indietro nessuno, ma sa anche guardare avanti con una visione di città internazionale. Quando io parlo e dico che Pescara può diventare la città degli universitari europei, è perché Pescara ha tutto per diventarlo e faremo di tutto perché questo avvenga. D'altronde stiamo costruendo due studentati, mai nessuno ci aveva pensato a Pescara in queste dimensioni, invece grazie alle regioni, grazie ai privati, grazie alla capacità del comune di mettere insieme le varie idee e di fare sintesi, arrivano i risultati che sono a vantaggio di tutti i cittadini. Pescara sta cambiando volto, i cittadini se ne sono accorti e ci hanno premiati con un risultato eccezionale. D'altra parte la sinistra credo sia arrivata a 17 punti indietro rispetto a noi. La cultura del no evidentemente non paga, noi lo abbiamo sostenuto in campagna elettorale, lo sapevamo che non era quello l'approccio che i pescaresi volevano. Pescara è stata sempre, da 100 anni, la città che ha guardato avanti, ha saputo osare oltre l'inimmaginabile ed è arrivato a qualsiasi risultato, e noi questa città abbiamo proposto, una città che riesce a volare alto, e evidentemente i cittadini questo volevano e noi proseguiremo così.